freccia le faccio vedere una pagina che la riguarda, che probabilmente le evocherà ancora tristezza, la Sanremo. C'è l'audio originale, sì, giusto? Sì, ascoltiamo De Zan, dunque. De Zan. È il finale della Sanremo 79. Van den Broek, tutti i grandi sono qui in vista del traguardo. Moser, De Vlaeminck, Van den Broek, Raas, sarà Neco Beccia che scatta. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro. E Beccia, mentre Moser è in testa al gruppo. Possiamo proprio dire accidenti, che finale. È un finale veramente cardiopalmo, perché c'è un po' che non si vedeva, un po' la strada bagnata. Ho visto Beccia che è partito molto bene e chissà che non ce la faccia. Ecco il vialone, le telecamere fisse inquadrano questo finale ed ecco Beccia. Beccia. Ecco che giunge la macchina del collega della radio. Eccolo in fondo al rettilineo. Lo hanno quasi ripreso, lanciato. Lo sprint c'è ancora, Beccia però al comando. De Vlaeminck, De Vlaeminck, Saronni, Moser, Knutsen, poi Ino. Allora, con Mario Vecchia sentiamo il commento di Mario Vecchia di questo incredibile finale. Ma io ho provato il tutto per tutto, ormai credevo di vincere perché ce l'ho messa tutta. Da Alberta ho cercato di scollinare per portar via un gruppito e poi fare sul poggio il finisher, diciamo così, e non mi è riuscita. Ho riprovato sul poggio e neanche lì mi è riuscita. Ho provato all'ultimo chilometro credendo ormai di poter alzare le mani. E invece mi hanno tolto ancora una volta quella soddisfazione che ricerco ormai da 2 mesi, perché è una cosa che ormai mi sta proprio lì, insomma, voglio vincere a tutti i costi e non mi riesce mai, dicono, forse perché rincorro troppo vanamente questa vittoria, e per me e per la squadra sarebbe un grosso incoraggiamento, sarebbe stata la fine del mondo per me vincere qui, ma purtroppo non ci sono riuscito e spero per la prossima volta di rifarmi. Stupendo, cioè stupendo come documento, certo. Io però vedevo il suo volto a distanza di 30 anni e l'erode ancora. Sì, beh, insomma è pesante, una Sanremo, poi ho vissuto un mese lì che dove andavo mi fermavano e mi chiedevano se proprio quei 50 metri mi mancavano o cosa, perché insomma si dà tutto, poi 300 chilometri di gara sono 2,90. Beh, invece quando ci fu la polemica tra lei e Toriani, che anno era? L'86, sì, qualche anno dopo, sì, no? Sì, quindi vabbè. Sette anni dopo. Eh sì, 79 e 86. È una quando corsa arrivaste in tre, lei, Lemond e Sean Kelly, giusto? Sì, Sean Kelly. Vinse Kelly. Sì. E lei voleva staccarli tutti, ma sul poggio c'erano le moto dei fotografi che la ostruirono. L'attacco lo feci proprio deciso per staccare tutti, però poi mi trovai proprio... queste moto tutte quante davanti, non c'era un corridoio per poter passare, non c'era un buchetto per potermi inserire. E lui lo disse in TV ad Adriano De Zan, che porse subito il microfono al patron Toriani, che venne fuori con questa frase storica, no? Auro, tu la ricordi? Quando invece si lamentò di questo, Toriani disse: raglio d'asino non sale in cielo. Incredibile. Io esposi solo un fatto noto, lui fu preso chiaramente di sorpresa, non è che lo voglio colpevolizzare di questo, fu preso di sorpresa, veniva anche lui dalla macchina, quindi non vide niente, perché le macchine passavano sotto a quel tempo lì, non so se passano ancora adesso o meno. Sentendo questo, dise quella frase che comunque mi rese più notorietà ancora, perché poi dove andavo in giro erano tutti dalla mia parte, quindi... Sì, io ricordo il mio direttore a Tutto Sport mi disse: imposta tutto il servizio su quella frase, raglio d'asino non sale in cielo.